sì, lunedì sera, con Landini, ma c'erano altri personaggi anche abbastanza precisi e puntuali per gli interventi che hanno fatto. La differenza che c'è è che questa, cioè dal punto di vista pratico, sembrerebbe una rete, perché è fatta di tantissime associazioni e movimenti, però non ha una struttura organizzata, per cui tu in effetti non sai a chi poi ti devi rivolgere, di interloquire, perché noi potremmo, considerando il fatto che una è molto partecipata, l'altra sera ci sono state, cos'è, 300 persone. Tutti i personaggi tipici della C'è, milanese da c'era. tanti, diciamo. Sì, sono tanti vecchietti come noi, per cui storici, però c'erano anche dei giovani, non Sì, c'erano tanti, dei ma dei giovani c'erano. studenti. E quindi per vedere se possiamo interloquire anche sulla vicenda della sanità. Che è uno dei temi che è stato affrontato, fra l'altro io sono intervenuto, ma non potevo intervenire più di tanto, per cui io ho fatto mezzo intervento. E quindi però sarebbe importante, visto anche la platea, nel senso che essendoci Landini, questo dà una possibilità di diffusione con i mezzi di comunicazione di massa. Però, insomma, è tutta una cosa da vedere, quindi, perché appunto alla fine io non ho capito con chi è che si deve discutere di questa cosa eventuale. Poi prima dobbiamo discutere naturalmente fra di noi. Vabbè, però questo è una parentesi, dico, detto questo, direi di cominciare subito in modo tale che ci facciamo un'idea di che cos'è questa rete sostenibilità e salute, di cui per esempio noi come Medicina Democratica abbiamo aderito e partecipiamo dall'inizio agli incontri e alle riunioni che si stanno facendo.